Da 110 anni si ripete una tradizione che coinvolge gli abitanti della zona di Nishima e la loro devozione nei confronti di Santa Rosalia e San Michele. I simulacri dei due santi, infatti, tornano a sfilare in processione seguendo lo storico percorso di circa 4 chilometri. Un momento di grande festa per i fedeli che hanno assistito al passaggio dei due santi, accompagnati dalle note suonate dall'associazione musicale San Pio X. Due le giornate di celebrazioni organizzate dal comitato e dal parroco Salvatore Asoro, arrivato nella chiesa di Santa Rosalia nel luglio del 2021. La prima è stata dedicata ai giochi all'aperto per i giovani, che hanno ricevuto anche dei premi. Alle 18 le statue dei due santi sono state trasferite dalla vecchia alla nuova chiesa per la celebrazione della Santa Messa, mentre la processione si è svolta nel giorno della festa di San Michele e Santa Rosalia, domenica 24 aprile. Io sono parroco qui a Santa Rosalia da luglio scorso e quindi è la prima volta che celebro e partecipo a questa festa dei patroni San Michele e Santa Rosalia. È una festa che dura da più di 100 anni, è cominciata nel 1912 questa festa e da allora la contrada ha sempre sentito il bisogno e il desiderio di ripetere questa festa che si celebra ogni anno in questa domenica dopo Pasqua, la domenica in albis, la domenica della Divina Misericordia. I santi sono proprio l'immagine della misericordia di Dio che si svela nel volto di Cristo e si svela nel volto dei santi che conformano la loro vita a Cristo e seguono Cristo con la loro vita. Un evento molto atteso per noi di Nishima e dopo 3 anni appunto cerchiamo di riprendere la normalità, diciamo, anche in parrocchia con questi festeggiamenti dei santi patroni. Compie 110 anni questa processione, mentre prima arrivava addirittura alle porte di Caltanissetta, verso via Rochester, poi Contrada Pantano, poi è stata ridotta perché c'era l'evoluzione delle macchine, eccetera, eccetera, è stata ridotta. Comunque è una processione che percorre 4 chilometri di strada.